Ho voluto iniziare questa Eucaristia, forse la più importante dell'anno dopo la Pasqua e il Natale, appunto questa del Corpus Domini, dove si celebra il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore, appunto. Fatto riferimento alla comunità che le è stata vicina dopo questo lutto che ha ricevuto, dicendo che comunque tante volte non sono i veri dolori questi, ma sono ben altri. Beh, insomma, la perdita di un genitore è sempre un grande dolore per tutti. E qualsiasi sia l'età, sia di chi muore che di chi vive. Però certamente, almeno per quanto mi riguarda, lo sguardo, il cuore deve abbracciare sempre tutti coloro che il Signore mi affida. In questo senso, appunto, ho detto che in quei giorni la mia preghiera è stata per tutti appunto le persone, le comunità, nelle prove, nei dolori che la vita riserva e che appunto non vanno dimenticati, ma vanno affidati nella preghiera alla bontà misericordiosa di Dio, che ci permette di viverli senza disperazione. La processione c'è stata e fortuna vuole per gli abitanti di questo paese, anche per chi è potuto venire a ammirarla, ma non è questo forse il gesto della processione, come diceva lei in predica, non sono i colori, non sono appunto tutte le vesti, le confraternite, ma è portare il corpo di Cristo all'interno delle strade di questo paese, che rappresenta appunto in questo caso tutta l'umanità. Una processione così ricca, così imponente e anche così sentita chiama certamente ad una grande responsabilità questa comunità, perché a un gesto così forte deve inevitabilmente corrispondere una vita cristiana altrettanto forte. Ed è importante portare il sacramento di Cristo per le vie, quindi avvicinare il Signore alle nostre famiglie. Ma questo non avviene soltanto in occasione della processione, avviene in ogni momento. Lo Spirito del Signore è con noi e coloro che credono nel Signore lo rendono presente loro stessi con la loro vita, con le loro parole, con i loro gesti. E sotto questo profilo credo che allora la processione dica anche una proiezione non soltanto all'esterno della Chiesa, ma di generazione in generazione, oltre ogni tempo. Cristo è veramente oggi, ieri e sempre. E quindi mi auguro che una espressione così intensa della fede di questa comunità trovi poi le sue conseguenze in ogni giorno, in ogni giornata della vita di questa parrocchia.